si apre il consiglio comunale. Cioè, nel senso che si inizia con la discussione dell'argomento proposto. Segretario, io do lettura di un intervento scritto che sottoscrivo in ogni sua parte e che chiedo che venga messo in allegato al verbale della seduta. Signor Presidente, signori consiglieri e cittadini intervenuti, permettetemi di rivolgervi anche a voi perché il momento è serio. Mi rivolgo a tutti voi per spiegare e per condividere una scelta molto difficile, forse epocale per il nostro Paese, ma ahimè una scelta obbligata. Nel programma elettorale sulla base del quale abbiamo chiesto ai nostri concittadini di governare questo Paese, ci siamo impegnati a garantire verità e trasparenza, con l'obiettivo di farlo ripartire questo Paese. Sapevamo di candidarci ad amministrare un ente con gravi difficoltà economiche, ma non certamente sapevamo di candidarci a governare un ente in condizioni di dissesto, un ente nel quale non possono essere garantiti servizi essenziali. All'inizio del nostro mandato elettorale avevamo chiesto ai responsabili dei servizi quello che chiedono in genere tutti i cittadini, quello di far funzionare le scuole, di riparare e far funzionare l'illuminazione pubblica, di riparare le buche nelle strade, non solo delle ovvietà, non solo delle sciocchezze. Avevamo chiesto di garantire la pulizia delle strade, di pagare la mensa scolastica, per la quale i cittadini versano anche una parte consistente del costo. Avevamo chiesto di pagare i buoni libro, di assicurare l'assistenza agli anziani. Abbiamo chiesto se veniva rispettata la cronologia dei pagamenti. Abbiamo chiesto insomma la normalità che chiedono tutti i cittadini. Ebbene, abbiamo riscontrato che quasi nella totalità delle volte le risposte non erano positive, non c'erano i soldi, ci dicevano. A questo punto, non essendo un semplice cittadino che chiede, ma un sindaco che deve capire, sono andato oltre e ho cercato di capire. Ho chiesto relazione ai responsabili dei servizi finanziari, ho chiesto relazione al revisore dei conti. Ho chiesto in particolare, e su questa si è svolta la battaglia procedurale che ci ha visto impegnati fino adesso, ho chiesto nel mese di aprile del 2012 se il Comune versava nelle condizioni di dissesto finanziario. E il revisore dei conti, e lo ripeto, l'ho messo anche per iscritto, non c'era bisogno nemmeno di verbalizzarlo, perché già l'ho messo per iscritto e l'ho sottoscritto. Il revisore dei conti, come già aveva paventato nella relazione al rendiconto del 2010, come già aveva paventato con il tweet corrispondenza che ha agli atti di questa delibera. Ricordiamo che nel rendiconto l'ente comune di Succino risultava strutturalmente deficitario, non rispettava il patto di stabilità ed era in disavanzo di amministrazione. In quella relazione del 27 aprile del 2012, rifacendosi alle relazioni già rilasciate dai responsabili finanziari, mi ha confermato, virgolette, leggo il virgolettato e quello che è stato scritto dal revisore, visto l'articolo 244 del testo unico enti locali, sui presupposti del dissesto finanziario, nei limiti delle conclusioni possibili dagli elementi allo stato emessi e dei dati ad oggi certi, considerato il tempo, e io leggo tutto, anche le critiche che ci vengono fatte, non nascondo niente, considerato il tempo fin qui trascorso senza che alcun provvedimento atto al ripristino degli equilibri ancora sia stato intrapreso, non ultimo la mancata alienazione dei beni già in passato individuati dagli organi di governo, appare evidente che l'ente a tutt'oggi non è in grado di far fronte ai crediti liquidi ed esigibili di terzi con le modalità del riequilibrio previsto dall'articolo 193 del TUEL. E questo è proprio uno dei casi in cui l'articolo 244
prevede l'obbligo della dichiarazione di dissesto, oltre al caso in cui l'ente non possa erogare i servizi essenziali. Il comune di Succimo non è in grado di erogare tutti i servizi essenziali che vi ho descritto prima. La mensa è stata erogata, ma non è stata pagata, dal mese di dicembre. Gli stipendi a gennaio non sono stati pagati. Ricorriamo al prestito bancario continuativamente per garantire solo gli stipendi. Forse per la prima volta nella storia del nostro paese un'amministrazione ha avuto innanzitutto il coraggio di far emergere la reale situazione economica di questo paese, che a lungo è stata taciuta. Da quando è testato, non vi do qualche numero, e non sono io che do i numeri, sono tutti i numeri che stanno nelle relazioni che sono allegate alla delibera. Sfido chiunque a dire che con questi dati un consigliere comunale non può deliberare di sé. Da quanto è attestato dai responsabili dei servizi finanziari e dai revisori dei conti, il Comune di Succimo, sulla base finalmente della corretta applicazione dei principi contabili, che è stata sollecitata anche ultimamente dalla Corte dei Conti, ha un disavanzo di amministrazione di 3.800.000 euro, ha debiti fuori bilancio che sono stati riconosciuti e non pagati. E non sto mettendo le date come aveva paura qualcuno, perché sto parlando del Comune di Succimo, non sto parlando né dell'amministrazione Papa, né di Testilone, né di Tinte, né di Balzano, che sono gli ultimi quattro sindaci che sono stati eletti con l'elezione diretta del sindaco. Sto parlando del Comune. A dicevamo, a debiti fuori bilancio, riconosciuti e non pagati, per i quali sono stati fatti anche dei pignoramenti in tesoreria e che non sono mai stati regolarizzati. Ha una serie di debiti fuori bilancio, addirittura mai riconosciuti e mai pagati, per i quali sono in corso delle esecuzioni, dei pignoramenti, tesori, si stanno prendendo i soldi giorno per giorno. Ha debiti col consorzio unico di bacino per la raccolta dei rifiuti, per 1.100.000 euro. E c'è un'altra transazione che non è stata mai portata all'attenzione del Consiglio Comunale per ulteriori 800.000 euro. Ha debiti con la società Acqua Campania per 1.300.000 euro. A questo proposito, i cittadini le bollette dell'acqua le hanno pagate e il comune non le ha mai riversate l'acquedotto. Per questo siamo stati condannati a 1.300.000 euro. Vi dicevo che ricorriamo costantemente al prestito bancario, cioè l'anticipazione di tesoreria, senza però restituirlo alla fine dell'anno. Noi alla fine dell'anno i soldi che prendiamo in prestito dalla banca li dovremmo ritornare e non ci siamo riusciti né nel 2010 e né ci siamo riusciti nel 2011. Ha utilizzato, e mi dispiace che ha abbandonato l'aula perché potevamo aprire un'altra discussione su questo, ha utilizzato il comune, non l'assessore, il sindaco, il consigliere, il responsabile, il comune di Succimo ha utilizzato 2 milioni di euro che non gli appartenevano, che erano 2 milioni di euro che erano stati trasferiti dalla regione Campania al comune di Succimo per gestire i servizi sociali e per dare il reddito di cittadinanza. Il comune, e questi soldi li dobbiamo restituire, perché non ci stanno i commissari a Succimo e stanno facendo i conti. Li dobbiamo restituire. Il comune li deve restituire. Io non faccio i nomi. No, non ne voglio fare i nomi. Poi li faccio io. Li faccio lei, non ci sono problemi. E si vede che non vuole portare avanti una discussione responsabile, è una discussione che vuol dire portare alla risoluzione dei problemi. Ha una situazione debitoria in continuo aumento, perché man mano che passa il tempo, come vi ho detto prima, senza dichiarare il dissesto, giorno per giorno ci stanno pignorando i fondi in tesoreria e non potremo pagare la mensa, non potremo aprire le scuole, non potremo riparare le strade, non potremo riparare come già facciamo adesso.
ha subito a una situazione debitoria in continuo aumento per una difficoltà oggettiva, la difficoltà di riscuotere le tasse anno per anno e le imposte e i crediti in genere del comune non vengono risposti negli anni di competenza. E c'è la correlativa e corrispondente difficoltà se non ci stanno le entrate a pagare anche le spese impegnate. E tutte queste spese impegnate, su cui magari c'è anche il visto di regolarità contabile e la copertura finanziaria, piano piano passa il tempo e la gente che deve essere pagata le trasforma in causa e in ulteriori debiti fuori bilancio per quanto riguarda le spese legali, gli interessi e le rivalutazioni. Negli ultimi giorni, vi dicevo, sono state notificate al Comune, e in questo, vabbè, lo correggo con questa dichiarazione scritta, non sono solo pignoramenti per 100.000 euro, sono ingiunzioni di pagamento, ricorsi e sentenze esecutive per cause in cui il Comune molto spesso non si è mai difeso. Abbiamo arretrati nel pagamento delle forniture di energia elettrica, del telefono e del gas, non solo per il Comune, non solo per gli uffici comunali, ma anche per le scuole, con preavvisi già arrivati, preavvisi di distacco. Non abbiamo realizzato le alienazioni previste, come non l'ha realizzata nessuno fino ad oggi. Dal 2006 non sono state vendute i beni comunali, tranne uno che, per cui stiamo ricevendo la somma di circa 3.000 euro al mese. Forse conveniva di più affittarlo per venderlo così. Non ha, quindi, noi come gli altri, noi ci abbiamo tentato una volta, gli altri ci hanno tentato più volte perché hanno avuto più tempo per farlo, non hanno realizzato, non abbiamo, il comune non ha realizzato le alienazioni e non ha vigilato anche su un'altra cosa, sempre il comune non ha vigilato sul corretto pagamento degli oneri concessori, i soldi per licenza. Non si controllava come venivano pagati, se venivano pagati e quanto venivano pagati. Tutte queste cifre che ho riassunto brevemente sono tutte agli atti delle relazioni che stanno allegate alla delibera. Tutte queste patologie stanno già descritte in quelle relazioni e tutti i consiglieri hanno avuto la possibilità di prendere visione. Su questi dati mi sono anche confrontato con le strutture prefettizie, che mi hanno dato conforto nella strada che abbiamo intrapreso. Alla luce di questi dati non ci sono soluzioni alternative se vogliamo rispettare le norme. Il Comune non la fabbrica la moneta, non li stampa i soldi. Per questo siamo oggi qui, per andare avanti e per non tirare a campare. Io certamente, come penso anche gli altri, non abbiamo questa ambizione di tirare a campare. Noi proponiamo di dichiarare il dissesto non per una incapacità gestionale, come ci hanno accusato fino ad oggi, ma perché non ci stanno alternative. Perché il dissesto è l'unica procedura che la legge consente per far sopravvivere il comune, per far sopravvivere l'ente locale. L'ente locale che vuole continuare a erogare i servizi essenziali. Il dissesto non è un fallimento. Voi forse ci avete in mente il fallimento. Il dissesto non è un fallimento, non è un disastro sociale, non è una resa. Ma scusate, ma anche senza il dissesto, qualcuno prevedeva di non aumentare le tasse, qualcuno prevedeva di non aumentare i costi dei servizi. È semplicemente il dissesto l'unico strumento che gli enti locali, che è previsto dalla legge, che gli enti locali hanno per fermarsi, per prendere fiato e per ripartire, senza l'affanno giorno per giorno delle sentenze, dei miglioramenti, dei precetti e delle ingiunzioni. È quello che tecnicamente nel diritto commerciale si chiama ristrutturazione del debito. Quindi basta con le informazioni sbagliate e basta con la demagogia. Mentre nel fallimento, e gli imprenditori presenti qua lo sanno, nel fallimento, il fallito non può fare più niente, non può toccare i soldi, non può toccare i beni,
non può fare attività commerciale, non può fare niente. Il dissesto per il comune è tutto il contrario. Il comune, quello che non può fare oggi perché è strutturalmente deficitario, non possiamo prendere altri vigili per coadiuvare il nostro bravo vice comandante, non possiamo prendere un ragioniere che manca nella pianta organica del comune, perché il ruolo del ragioniere, non so se lo sapete, è stato sempre ricoperto da funzionari amministrativi, non da ragionieri, da dottori commercialisti, sempre da funzionari amministrativi, perché in pianta organica non c'è il ragioniere, come non c'è l'assistente sociale. E nelle condizioni in cui siamo adesso, tutte queste figure che servono al comune non le possiamo prendere, perché la legge con questi parametri ce lo vieta. Quindi la dichiarazione di dissesto per succivo è una scelta obbligata, è una scelta obbligatoria ed è un'opportunità per rilanciarci, è un punto di partenza, perché con la dichiarazione di dissesto i debiti verranno congelati, non produrranno più spese, non produrranno legali e di altro genere e non produrranno più interessi, non potranno più essere prelevati coattivamente soldi da parte dei creditori. Il che non significa che questi non verranno più pagati, semplicemente, come vi ho detto prima, il dissesto serve per fermare tutto, per farci rifiatare e per fare i piani di ammortamento. Perché se i piani di ammortamento li facciamo a regime ordinario, come stiamo adesso, mentre facciamo il piano di ammortamento, mentre chiamiamo uno e lo chiamiamo e diciamo vieni qua, quando vuoi, come ci possiamo mettere d'accordo, nel frattempo quello già si è preso tutti i soldi alla banca. E in più abbiamo solo 3 anni di tempo, mentre con il dissesto il piano può essere allungato per un minimo di 5 anni. È un punto di partenza, quindi. Dicevi, i debiti verranno congelati, non produrranno più spese e interessi, non potranno essere prelevati soldi da parte dei creditori. Si avrà il tempo di fare un vero piano di rientro, perché così è una giungla. Mo chi arriva prima si prende i soldi. La mensa non viene pagata da dicembre. Le bollette della scuola, del telefono, del gas non vengono pagate dall'inverno scorso, adesso si avvicina un altro inverno e non sappiamo se possiamo, anzi, probabilmente in queste condizioni non ci sarà riscaldamento delle scuole. Nel frattempo invece, col dissesto, una volta bloccato tutto, questa è una cosa un po' più tecnica da dire, con il dissesto non solo si bloccano i pignoramenti che stanno già in atto, cioè perdono l'efficacia, i pignoramenti, i soldi che già stanno bloccati verranno liberati, ma anche se qualcuno dopo la dichiarazione di dissesto farà un pignoramento, quel pignoramento non avrà effetto, quindi tutti i creditori saranno finalmente trattati allo stesso modo, perché dovranno passare, gli imprenditori già hanno capito, che già vedo qualcuno che annuisce, perché nella procedura come questa tutti i creditori vengono trattati allo stesso modo. Non chissà che ci stanno i soldi alla banca oggi e il giorno dopo subito arriva il pignoramento. E fermiamoci qua. I fondi vincolati vengono utilizzati per le spese ordinarie. Vengono utilizzati per le spese ordinarie. Quindi noi con il dissesto... Cioè, ciò che si incassa dalla mensa non viene pagata, perché i soldi che pagano i cittadini, esatto, e i soldi che pagano i cittadini attualmente vengono stornati e messi sulle urgenze, sul pignoramento, perché se in banca ci stanno i soldi che voi comprate in blocco e arriva il creditore con il pignoramento e si prende i soldi, non ci stanno i soldi per pagare la mensa, e questo è il motivo. Con il dissesto invece quei soldi non si possono toccare, quei soldi andranno al pagamento della mensa. Quindi potremo con il dissesto continuare a erogare i servizi essenziali. Per adottare questa cura però dovevamo far venire fuori la malattia. Di questa malattia i sintomi erano già noti da molto tempo. Questo è il dissesto, quindi una scelta coraggiosa, che forse deve essere fatta in passato, e che io ho maturato, noi abbiamo maturato giorno per giorno, quando
c'erano le difficoltà concrete, quando dovevamo riparare il buco in mezzo alla strada, quando non c'erano i soldi per comprare la lampadina, quando ci stanno intere strade del paese che stanno al buio perché non teniamo la forza di comprare un quadro elettrico di 500 euro. E non vi dico tutte le persone, ho incontrato tutte le persone che ho incontrato, tutti i creditori dell'ente, tutte le persone, ritorniamo sulla mensa, ci stanno le addette della mensa, quelle che hanno preparato e hanno portato i pasti ai nostri figli alle scuole elementari, che non pigliano lo stipendio da quando hanno iniziato. Gli operatori ecologici, siete accorti che da qualche giorno il comune è più sporco? Che ci stanno i cumuli in mezzo alla strada, ve ne siete accorti? Non da oggi. E allora dobbiamo andare a vedere, anzi non voglio vedere, perché è sempre il comune quello che non ha fatto. No, tizio che è Sembroni, è il comune. E noi siamo qua per rappresentare gli interessi del comune, né dei creditori, né di quelli che devono pagare le tasse, è il comune. Siamo chiamati a fare gli interessi del comune, dell'ente, perché attraverso il comune noi dobbiamo dare i servizi. Quindi quella del dissesto è una scelta coraggiosa che doveva essere fatta, come ho detto, già in passato. Ma a noi non ci interessa questo. Sarà oggetto di valutazione in altre sedi. Responsabilmente, come ho detto prima, io non do né giudizio né colpa. Cerchiamo solo di risolvere i problemi nel rispetto della legge e di onorare il mandato elettorale che ci è stato affidato. Io ringrazio la maggioranza che mi ha voluto sindaco e che ha condiviso questo percorso. Li ringrazio perché non mi hanno fatto mai mancare la loro stima personale. E ringrazio anche i miei consiglieri perché devono fare una scelta molto complessa, molto difficile, pur essendo molto giovane, politicamente e d'età. Quindi con questo stato d'animo io avevo preparato un appello finale anche per i consiglieri della minoranza, cioè quello di condividere con il voto positivo questa proposta di dissesto, tranquillizzandoli ancora una volta e affermando con forza che i documenti che sono allegati alla proposta di delibera sono ampiamente esaustivi e sufficienti perché tutti possano deliberare consapevolmente su questa proposta. Io ho finito, grazie.